Per quanto mi riguarda, avrei voluto nascere sulla Luna o in qualsiasi altro pianeta. Altrove, infatti, non sarebbe andata peggio di come è andata qui. Il cinema del reale è ricerca di nuovi sguardi sulla realtà. È il racconto del presente, della storia, della società, scritto con la forza creativa e visionaria del cinema. Piccole e grandi storie che nascono dal particolare per raccontare l'universale. Mi hanno chiamato ad Assisi un'altra volta. Il viaggio? A puttana. Cioè, mi ricordo pure che ti avevo detto: guarda che io mi devo organizzare col lavoro, con la scuola, con la famiglia, con gli impegni. Dal 2010 al 2021, Rai Cinema ha contribuito alla produzione di 475 film documentari per un investimento complessivo di 33 milioni di euro. Rai Cinema ha fortemente contribuito alla rinascita, alla ridefinizione e al successo del cinema documentario degli ultimi anni. Ha sostenuto la ricerca di nuovi percorsi narrativi, in grado di travalicare i generi e di leggere la realtà e la cultura del nostro paese, ampliandone la visione e moltiplicando i punti di vista. Ha dato la possibilità a tanti autori di indagare il nostro tempo con nuovi mezzi e nuove modalità di racconto e a tanti giovani talenti di esordire, crescere e portare avanti idee e nuove spinte creative che il nostro cinema ha sviluppato in questi ultimi anni. Era un grande seguace della casualità. Questa casualità lo sorprendeva come voleva che lo sorprendesse la vita. Dal 2010 abbiamo lavorato con 360 registi e sono 236 le società di produzione che abbiamo affiancato e sostenuto. E questo grazie al supporto di tanti distributori che in modo crescente scelgono di dare visibilità a questa forma di narrazione. E ha rinnovato interesse di tutti i maggiori festival internazionali per quello che è considerato un genere cinematografico fortemente innovativo e dalle potenzialità illimitate. I film documentari hanno raccontato la società, la politica, l'economia, la cultura, la religione, le trasformazioni del nostro presente, le migrazioni, le guerre, i diritti civili, la salute. Un'attenzione particolare è stata rivolta alle vicende più significative della nostra storia recente. Racconti di valore sociale e istituzionale rivolti a un pubblico ampio e adatti anche al piccolo schermo. Dal 2010 sono 519 le ore di trasmissione sui canali generalisti per oltre 500 passaggi e dal 2011 sono 2200 le ore trasmesse sui canali specializzati con più di 2000 passaggi. I progetti dedicati alla memoria della Shoah, realizzati pensando al valore della testimonianza, in particolare per le nuove generazioni. Una sinergia intensa e consolidata è quella con Speciale TG1, che ha ospitato per i suoi approfondimenti tanti film documentari sostenuti da Rai Cinema.
una parte importante della nostra produzione che abbiamo saputo declinare con la voce e con i mezzi che appartengono al cinema. Siete parte della vita di questa comunità che è la Repubblica Italiana. L'ampio sforzo produttivo di questi anni ha dato grandi frutti. Non c'è vetrina internazionale che non accolga i film della realtà dei nostri autori. Dal 2010 sono 136 i film documentari con il marchio Rai Cinema che hanno partecipato ai festival più prestigiosi. Ricordi più belli. Il Leone d'Oro per il miglior film a Sacro Gra di Jean-Paul Corotti. Finalmente il documentario trova a confrontarsi con la finzione, quindi il documentario è cinema. Non dobbiamo avere paura di questa parola, documentario. La realtà sullo schermo non è mai stata così grande.